debitori di AGEA, il Ministero stesso ha imposto all'ente pagatore l'attuazione di un piano di interventi correttivi già svolto in linea con le indicazioni della Commissione stessa ed è ancora in corso la progressiva attuazione del piano d'azione, monitorato anche dal Ministero, volto a migliorare e a rendere più efficiente l'organizzazione alle esigenze gestionali della politica agricola comune nel periodo di programmazione 2015-2020. In merito alla proposta di correzione, l'AGEA non condivide le conclusioni cui sono giunti i servizi della Commissione, in quanto l'ammontare di rettifica non corrisponde all'effettiva quantificazione degli importi contestati, che si riferiscono agli esercizi finanziari pregressi sui quali la stessa Commissione aveva già condotto attività di audit nel 2010, senza peraltro formulare contestazioni di sorta. La ringrazio, facoltà di replicare il deputato Massimiliano Bernini. Le ricordo che ha 2 minuti. Grazie Presidente. Signor Ministro, mi dispiace, ma le sue parole non ci tranquillizzano e penso che non rassicurino neanche i tanti agricoltori italiani che in questo momento ci seguono da casa e ci stanno seguendo con molta apprensione. Lei oggi si sta assumendo una grande responsabilità di fronte al Paese, di fronte a tutti gli agricoltori, affermando che non verrà tolto un centesimo all'agricoltura italiana. Guardi, noi lo speriamo vivamente, ma staremo a vedere. Tuttavia il problema rimane e lo dovete risolvere. Il problema, la criticità grossa è il rappresentato dal sistema SIAN, che purtroppo non sta funzionando benissimo. Sta creando molti problemi per la presentazione delle domande, lo denunciano molti CA, molti centri di assistenza agricola che stanno appunto portando avanti le domande uniche. Poi le ricordo che ci sono diverse relazioni prodotte da commissioni per l'esecuzione del collaudo finale del progetto SIAN che già hanno evidenziato diverse criticità e diverse problematiche. Basterebbe quindi cercare di risolvere queste problematiche sollevate da questi eminenti enti diciamo così, di valutazione. Io ricordo alcuni passi che per noi sono molto preoccupanti, che si possono leggere all'interno di queste relazioni e che citano. Anche le opere eseguite non possono sicuramente essere definite e realizzate ad opera d'arte. L'intero sistema non è conforme né alle previsioni contrattuali né alla legislazione in materia. Alcune anomalie evidenziano e arrecano altresì danno all'erario. Quindi ecco, per poter agire, per poter mettere mano al SIA, negli strumenti ci sono queste relazioni tecniche. Quindi ecco, non dobbiamo aspettare, dobbiamo farlo subito. Oggi stesso il SIA deve funzionare per il bene degli agricoltori e per il bene dell'agricoltura italiana. Grazie. Grazie deputato Bernini. Adesso passiamo all'interrogazione numero 3.1564 della deputata Dorina Bianchi concernente intendimenti del governo in merito all'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli. La deputata Dorina Bianchi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione ed ha 1 minuto. Ministro, noi del Nuovo Centrodestra abbiamo sempre affermato che i terreni in agricoltura per le imprese sono dei beni di produzione e quindi come tali non debbano essere tassati. Non serve a lei ricordare, soprattutto nell'anno dell'Expo, il ruolo strategico che riveste la nostra agricoltura per il PIL nazionale e per il nostro Paese. Nei mesi di aprile e maggio di quest'anno noi abbiamo presentato in Parlamento una serie di mozioni che volevano porre una questione al Governo su tutta la fiscalità che riguarda l'agricoltura e abbiamo chiesto, abbiamo approvato in questo Parlamento una mozione in cui si prevedeva